una cosa, ieri mi spieghi da arbitro se ti ricordi mai una partita che finisce mentre un giocatore sta per tirare a porta vuota? Dai, ma cosa ti attacchi? Dai, no, lui si è attaccato, io sto rispondendo, è lui che a si è attaccato. Che tiro, ai rigori. A parte la partita che ancora non inizia, ma avete detto che scommettete sui rigori. Juve-Empoli, l'ultima azione. Juve-Empoli, l'ultima azione. A parte che il tiro è andato secondo. Fuori. Quel sì, no, era gioco fermo. Vabbè, però, ha sentito un fischio, magari cambia partita. E il pallone è andato a fondo campo. Via, quindi non sarebbe successo in ogni caso. Poi mi stai dicendo che... Come per Malinowski non sarebbe successo niente. È Giuntoli che ha messo il fischietto. No, ti sto dicendo che tu ricordi solo gli episodi che vuoi tu. No, non ricordo solo. Sì. E ti ricordo, visto che tu mi dici sempre che i rigori vengono dati all'Inter perché l'Inter... Attenzione, sbaglia Sommer, ne sta per approfittare Enzo. Fortunatamente Sommer ci mette una pezza. Fuori le gioco. Famose uscite dal basso, ma poi credo che ci fosse offside. Vediamo un po'. Allora, bastoni la dà Sommer. Sommer allarga a destra sbagliando su Pavard. Pavard anticipato, palla che finisce Anzolà, il tiro Sommer in uscita, ma forse vediamo se era fuori gioco. Sì, fuori gioco netto. Di Anzolà, però Sommer non qui sbaglia. Palla così, dai. Sbaglia. Allora, è fuori gioco, quindi non giocare nulla una palla di fatto. Così, lascia stare. Però l'errore resta, quella giocata non puoi giocare. Di rigore. Sì, poi andiamo in cronaca, vai. Velocissimo. Mi dice sempre che l'Inter ha i rigori perché entrano in continuazione in area, alla Juve non vengono dati i rigori contro perché gli avversari non riescono ad entrare. Invece a noi ce li danno perché noi entriamo sempre in area più delle altre squadre. Non è vero, la Juve, ti ricordi Cesni cosa disse proprio a Firenze? Fece la battuta anche autoironica, quindi bella l'autoironia in quel caso. Bellissima. Disse sì, per 89 minuti non abbiamo sofferto. Però lo stesso Cesni ieri, sempre ironico, ha detto oggi il VAR funzionava. Sì, certo. Ma io quelli di Malinowski ho preso anche spunto. Ma certo, quelli di Malinowski e Berardi sono episodi certificati da Rocchi. Federico, è sotto gli occhi di tutti. Ma questo l'ha detto anche Rocchi. Io sto dicendo che gli episodi di ieri, se per quello ha detto anche che loro sono Sinner e noi siamo Djokovic, però Sinner vince. Sinner vince però. Del gol! L'ha messa ancora, 19esima presenza, 19esimo gol. Cosa dicevano dall'altra parte? Ma chi è? Cosa dicevano dall'altra parte? Sono segnali. Eccolo qua. Sono segnali. Lui può sbagliare una volta, eccolo ma la qua. Seconda non perdona. Eccolo Lautaro qua. Martinez, gol numero 124 con la maglia dell'Inter. Inter 1, Fiorentina 0 al 14esimo. Allora, Inter in vantaggio, dunque Lautaro Martinez, tra l'altro dopo che l'Inter aveva avuto un'altra occasione clamorosa, sul calcio d'angolo seguente c'è il gol. Ci sono state delle proteste della Fiorentina di Parisi, perché Lautaro sul calcio d'angolo, allora giustamente io andrei dall'inizio proprio perché la Fiorentina ancora una volta si prende dei rischi. Turam va, abbiamo visto, non era fuori gioco, va nello spazio, alza la testa, la mette al centro, Carlos Augusto era praticamente quasi pronto per il tap-in, grandissimo Faraoni, scivolata, calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo, palla sul primo palo, Lautaro fa quel movimento sul primo palo, ma prima si libera di Parisi, si marcano tutti e due, Lautaro gli mette il braccio sulla spalla, Parisi si lascia cadere in modo plateale. E dopo il gol si tocca la gola e sta mezz'ora per terra, l'ha toccato sulla spalla e sta mezz'ora per terra alla per fine, una spinta del genere hanno controllato al VAR. Per voi il gol è buono, ma il gol è buonissimo, buono anche per Varaldi, per Ezio. Ma ovviamente tu mi devi dire no, la tua, però devi essere sincero, lo devi fare lo Juventino. Io ti rispondo, lo so che si risponde con una risposta, però io ti dico, ma questo giocatore che secondo loro è svenuto di suo a 2,5 metri dalla linea di porta, che interesse aveva? No, lui lo voleva marcare e lasciare Lautaro che colpisse da solo Ezio, così. Bravo te Marco, dico, l'ha perso, Ezio. Sai che se posso bravo. Scusate, però c'è un calcio d'angolo per calcio la Fiorentina, vai Michele, 18esimo minuto, lo batte Duncan, attenzione, l'ex nerazzurro la mette sul primo palo, il tocco, palla che forse finisce di nuovo in angolo, vediamo se l'ultimo tocco è stato... No, l'ultimo tocco è viola. Sì, voglio sì. ricordare che l'angolo, perché abbiamo ricordato la bella incornata sul primo palo di Lautaro Martinez, 19esimo gol in Serie A, l'angolo è proprio di Aslani, certo. Che di solito li batte Çalhanoğlu. Assist di Aslani. Assist di Aslani, li batte di solito Çalhanoğlu o Di Marco, tutti e due, oggi uno per squalifica, uno per scelta tecnica, sono in panchina, è andato Aslani a batterlo e l'ha battuto, credo che era abbastanza uno schema, nel senso che ha provato il primo palo. Schema. E Lautaro è andato ad attaccare il primo palo. Parisi, secondo me, Ezio,
non è un marcatore, è anche, diciamo, non è forte fisicamente. Lì nel duello è svenuto, dai. Ha visto che ormai aveva la peggio, era distante da Lautaro nel momento in cui Lautaro colpisce. Però io voglio conosci il regolamento come lo conosco io. No, ma la mano gliela mette sulla spalla. Però è una mano spingere un avversario. Sì. Ma se lo spinge, lui lo cerca per trovare il non è una spinta, Ezio. Non è una spinta. È una spinta. E poi soprattutto ti voglio farti una domanda. Secondo te, dopo quella spinta lì, devi stare mezz'ora per terra con le mani al collo? Hai giusto, visto, alla gola, no? Abbiamo visto i giocatori guardare il pallone. Io ti faccio una domanda a te. No. Secondo il tuo punto di vista, per una leggera mano sulla spalla del giocatore, sono deve stare a terra mezz'ora? Io il primo a dirti che una pallonata è 100 volte più forte di quel tipo di spinta. Avete visto la sceneggiata? Si è messo le mani al collo, Ezio, dai! Ma dai, quello del Verona che ha preso un buffetto da Ken, ha visto il pallone entrare e è andato. Ma lascia stare, stiamo parlando di questa sera, di questo pallo qua. Non fare paragoni con le altre cose. Parliamo di questa sera. No, e deve fare una sceneggiata del genere, secondo te? No, per me no. Attenzione, dai, perché Durham recupera il pallone, si invola, 2 contro 2, c'è Lautaro a sinistra, il pallone di Durham non arriva mai però al toro. Ragazzi, la Fiorentina però è con una linea altissima. È molto alta. Questa è la vecchia Fiorentina, non quella di quest'anno che è un po' più equilibrata. No, ma dicevo che oltretutto la Fiorentina sta... Allora, per affrontare l'Inter devi essere al massimo della concentrazione, sta veramente sbagliando troppe cose a livello individuale, c'è una marcatura sul calcio d'angolo, passaggi veramente troppo lenti, per quanto sia propositiva, ma non puoi essere propositiva sbagliando così alle letture per essere individuali. Per permetterti una partita così contro l'Inter devi essere impeccabile, cioè, perché qua ma in Coppa Italia lo scorso anno come hanno fatto? Questo è vero, hai ragione. Dai, vincevano 1-0, vincevi 1-0 con la difesa alta e hai preso 2 gol, alzato la difesa a centrocampo, no, è vero. Modo di giocare. Ha perso anche la finale comunque di Coppa, sì. fallo, gol o non gol, io prima della partita ti ho detto il risultato, tu te lo ricordi? Sì, no, ma io non l'hai detto pubblicamente, però tu hai detto che se vuoi te lo scrivo, fra il 15esimo e il 17esimo davano rigore, invece l'ha messa Lautaro, il toro l'ha messa dentro. Avete perso una scommessa perché siamo al 21esimo e non c'è stato abbiamo nessun perso rigore. Attenzione Fiorentina in area di rigore con Zola che prova a girarsi, arriva Mkhitaryan che con una calma olimpica accompagna il pallone fuori dall'aria e poi lo spazza via però tra i piedi di Bonaventura, ma provvidenziale l'intervento dell'armeno. Attenzione, ancora palla in aria, respinge di testa Bastoni, ancora Tamburello, batti e ribatti al limite dell'aria, l'Inter che guadagna però una punizione per il fallo di Zola su Bastoni che era rimasto sul centrodestra e va a anticipare l'angolano. Bastoni può rimanere giù quanto vuole. Sì, certo. Lui ha colpito il fianco. È stato il fianco. Non respira. Guardate meglio. Perché non mi vieni a dire le stesse cose sulla Bastoni? Secondo me gli ha sportato un re. Ha fatto la però dico solo una cosa in favore della coppia qui. Bastoni non si toccava la gola. Almeno quello. Poi che insomma grande i giocatori fede. Ormai facciano finta accentino questo. No, ma quella cosa di devo Parisi dire che è veramente incredibile, ma dappertutto. La cosa di Parisi però un po' diciamo anche fa sorridere, nel senso perché a un certo punto era rimasto a terra, si vedeva chiaramente che non avesse più niente. Certo, e l'arbitro era lì però a dire hai finito. Dopo lui a un certo punto con calma, perché poi bisogna comunque capire, perché un conto è lo spalla a spalla, un altro è una spinta anche se spalla. No, ma non è uno spalla a spalla, non è uno spalla a spalla, è l'attaccante che va a sentire il difensore, gli mette la mano sulla spalla, però Parisi si fa fregare nel tempo e quando ormai la palla, perché tu la palla arriva si lascia cadere quando capisce che non lo fa più. È stato bravo quello che ha detto Marco, nel momento in cui lo perde, cioè quando siete contatto cade giù. La cosa ridicola è quella del collo e della gola, ma sono quelle le cose che secondo me poi col VAR sono anche che ti fanno perdere credibilità al difensore. A leggere la regola 12 che dice che non si può spingere. Scusi un attimo, però quanti calcio d'angoli segnano di testa e tutte e due le mani vanno addosso all'avversario? Quanti? Dimmelo. E li hanno mai annullati? No! No, non è annullato. Ma posso dire un'altra cosa, Thomas? Dai, secondo me, qualsiasi squadra, con due mani a qualsiasi squadra ho visto mondo, Genova roba, un giocatore buttato a quello terra. Quello è fallo, sono d'accordo, quello è stato il primo. Ma quello era fallo. Quello è fallo netto, per l'amor di Dio. Chiedo al mister Marco. Chiedo al mister. Allora, se tu hai un giocatore fortissimo da marcare su palla inattiva, lo conosci, è uno che fa un gol a partita.
va a Parisi sulla palla inattiva, la zona. Allora, adesso non so nello specifico. Però dico, non è sulle palle inattive, allora, meglio mettere su quelli famosissimi, non so, Sergio Ramos di testa, metti il devi più forte giocarti i difensori migliori, cioè i difendenti, come si dice adesso, migliori, cioè quindi quelli più forti di testa sugli attaccanti migliori che hanno il tempo migliore. Certo. Appunto. Adesso non so neanche se perché c'è la scuola di pensiero che dice invece che si marca la zona e il discorso per me sul calcio d'angolo la marcatura zona non esiste, cioè, però ormai è un qualcosa che va avanti tipo Sarri, mi ricordo che teorizzava sì, no, ma ti ricordi anche il Milan di Ancelotti, per parlare della mia squadra, ha avuto una psicosi per un anno, prendeva sempre gol, ha provato a uomo, ha provato a zona, ha provato in mille modi. La zona prevede insomma che si vada ad attaccare la palla davanti a te e ogni giocatore, il problema è infatti di solito il secondo palo, però insomma Parisi sul primo palo, attenzione, nel castello difensivo, mi sembra un po' un azzardo perché comunque non è uno che ha molto tempo. Forza! Vi segnalo un Marcello Chirico da casa scatenato sul presunto fallo di, di Lautaro su Parisi. Quindi insomma, a casa il popolo juventino. Siamo abituati. Ma non è dai, il popolo juventino, è uno che guarda il calcio, che capisce di calcio. C'erano tutti come mai i cronisti a DAZN, ma anche l'esperto arbitro, eccetera. Ci fosse stato uno qua in studio a parte tu e da casa a parte Marcello che sostiene le ragioni di Parisi. Guarda nessuno. Caso. Ma non è che possiamo telefonare a tutti quanti. Guarda caso, siamo già in due. Ho capito, ma siete due juventini. Siete due che ti fate Fiorentina in modo incredibile. No, Icone, attenzione Icone, che punta ancora Carlo Augusto, prova ad andarsene, si allunga la palla sbaglia sul fondo tutto qui, e quindi rimessa dal fondo per l'Inter. Non mi aspettavo questo tipo di partita, la temevo molto di più perché qua l'Inter poteva stare già sul 2-0 e un po' ha sprecato anche. Infatti insomma anch'io faccio una domanda all'allenatore Baraldi che non ti ha detto qualcosa di molto divertente, immagino Morina. No, che divertente, qua abbiamo perso già un euro. Lasciamo stare le vostre cose. Offensiva, perché lui nasce seconda punta. Attenzione trequartista, attenzione alla Fiorentina, palla in mezzo, spazza via Bastoni che due volte la respinge di testa. Allora Thuram per Lautaro, vediamo se l'Inter riparte. Attenzione Lautaro per Thuram. Thuram alla prateria. Thuram accelera. Thuram si vola. Thuram entra in aria, toccato. Aspetta, guardiamolo al VAR. Un po'. Ma che toccato? Questo cade da solo. Cade da solo. Thuram. Mamma mia, Thuram non protesta, però io la voglio vedere chiaramente. Mi è venuto il dubbio, io non ho visto bene. È dubbio. No, ecco. Allora ragazzi, stava andando in porta. Thuram stava andando dritto per dritto, è caduto. Adesso o è caduto da solo o qualcuno ha toccato, non lo so. Magari è caduto da solo, anche perché non ha protestato. Però se qualcuno l'avesse toccato, secondo me. No, ma il gioco prosegue, quindi non è stato assolutamente toccato. Sono talmente affezionati al fatto che possa essere un fallo da solo. Però questo inventano la versione, Michele l'ha inventato in questo caso. No, vedo Thuram. Ma lontano mio che era caduto da solo, Michele. No, ho capito, ma uno come Thuram che è lanciato in porta è strano che cada così facilmente lì. Allora polemiche furibonde in campo perché la Fiorentina ha chiesto un calcio di rigore. Sì. Michele, con Ranieri, palla in area di rigore da calcio d'angolo, c'è Bastoni che lo tiene, nel momento in cui lo lascia Ranieri va a tuffarsi in avanti, l'arbitro dice niente, però dopo si fermano per controllare, Ranieri è furibondo, il controllo al VAR alla fine non chiama l'on field review, non lo chiama perché valuta un check senza valuta che non ci sia nessun chiaro ed evidente errore. Mamma, ma secondo me non c'è proprio la spinta. Ma il problema non è che allora, perché allora Michele dice dopo che lo lascia, ma è la tu che non puoi tenerlo con due braccia, non puoi tenerlo con due braccia, ma va contro il suo compagno, ma non puoi tenerlo con due braccia in area, non lo puoi, ma nell'area ci sono le spinte, ma se potevo lo accompagnare ma che lui lo tiene da dietro, non è che io vi capisco, ma io vi capisco, è costretto a cadere, che dà fastidio, che noi andiamo, lo so, però no, purtroppo questa, vi dovete abituare, dovete stare andiate. Lì dovete io stare. Lo so dal 15 di agosto che voi andate, per carità, no, 19, però in questa maniera qui, ma cioè cosa questo, c'è? Ma ti sembra questo, ma questo è rigore, si chiama clamoroso placcaggio, ma è rigore, clamoroso, ma che placcaggio, ma è placcaggio quando io ti faccio cadere, non puoi marcare, no, non è che ti lascio cadere, non puoi marcare così Michele in area, non puoi marcare così, e ci sono due che marcano in quel modo, quello è da valutare anche se la palla è partita, quindi non è perché cade l'avversario, tu al di là dove va la palla non c'entra niente, no, se la palla è partita o no, sei in gioco, perché se magari lui lo lascia quando la palla ancora parte. Ti ricordo a Barcellona che fischiano un rigore a Nesta, okay, praticamente a calcio a gioco fermo. Gioco fermo non ricordo, non è stato battuto calcio d'angolo, però è tenuto a simile rigore. Però a gioco fermo non no, quella volta fu dato, è vero. Sbaglio?
Ok. Quindi, attenzione, insomma, perché riparte ancora l'Inter in contropiede con Thuram e Mkhitaryan. Attenzione, perché c'è un 4 contro 5. Mkhitaryan che punta Martinez quarta e gli va a sbattere sopra, però stavolta non su Faraoni, scusate, quindi stavolta non benissimo Mkhitaryan, che però sta ripartendo 7000 volte, perché la Fiorentina veramente quando poi perde palla è sempre scoperta o lascia l'uno contro uno, e quindi è una partita che può essere per i neutrali anche divertente, però io il rammarico di non aver fatto almeno un gol in più. Ricordiamo la grande parata di Sommer, perché c'è anche da la bella parata di Sommer, ancora da Bonaventura, che con l'Inter insomma è sempre, diciamo, che a livello di occasione comunque adesso è impari ancora la situazione. Sì, perché Sommer quella era la prima parata. Attenzione, andiamo, ancora andiamo, l'Inter andiamo, che vince, dai, un rimpallo a centrocampo, e ora sviluppa l'azione con Frattesi e Mkhitaryan. Attenzione, Mkhitaryan alla gamba, Carlos Augusto, palla tira, calcio d'angolo, Carlos Augusto che forse qui col mancino, come dice Thomas, poteva davvero lasciar partire un sinistro forte, invece la vuole mettere, ce l'ha il sinistro, tira il suo... Questi sono colpa dei dati del GPS che non c'è Di Marco. Qua mi vedi. Ma Augusto fa anche più gol di Di Marco in realtà, no? E l'anno scorso ne fece 6. Per chiudere il discorso di prima, posso fare io una domanda a Marco? Dimmi. Tu avevi dei dubbi che in una situazione come questa, no, in area dell'Inter, l'arbitro avrebbero mai dato rigore, ma mai, certo. L'Inter ha avuto 3 rigori contro, te lo ricordo, anche col VAR. Attenzione, palla al centro, respingono i difensori della Fiorentina. Ricordo, guarda, Ezio, che l'Inter ha avuto 3 rigori contro col Bologna con il VAR, perché ha fatto un placcaggio, come dite voi, dopo le tasse, la morte, la certezza che il VAR non sarà mai, ma non l'aveva visto, l'arbitro aveva detto tutto bene, si continua. Guarda, Fede, dopo le tasse, la morte, la certezza che il VAR non andrà mai contro l'Inter. Ma tu l'ho appena ricordato l'episodio, ha dato un rigore contro l'Inter al centesimo col Verona, un rigore pure là molto discutibile. Sì, ma è stata una maniera di compensazione, dai, perché c'era un gol completamente irregolare. Quindi è stato compensato, quindi il fallo famoso della storia. Ma perché sarebbe il rigore va segnato? Ma hai sentito gli audio che si vergognavano fra di loro? È l'1-1 del Verona. Ma l'hai sentito non gli audio che si vergognavano fra di loro di quello che avevano combinato? Mamma. Dai, Michele. Perché si vergognavano? No, ha se detto non ci fosse l'arbitro, stato quell'episodio. Ha detto l'arbitro, è furbizia perché mi guarda e si rimette se giù. Se non ci fosse stato quell'episodio, non avrebbero mai dato rigore contro l'Inter. Quale si vergognava? Era perché era palese che avevano fatto una cavolata. No, allora, c'è quell'arbitro che Nasca dice, VAR. Ma fischia. Nasca al VAR è lo stesso di Juve Bologna, Genoa Milan, Juve Verona, quindi era dato sostituire molto prima contropiede dell'Inter. Dagliela Lautaro per Frattesi, Frattesi dagliela, in mezzo a due, perde palla. La palla perché si mette a dribblare, qui non ha sentito il consiglio di Thomas. Prima un Chirico ulteriormente per cosa stavolta? Per il fallo di mano che non c'è, rigore. E per il fallo di mano l'ammonizione così è giusto, però posso dire che quando mi scrive l'occhio attento di Chirico, ma non c'è rigore mai, non c'è mai rigore. Ma sai che io mi pento quando ero qua a Napoli-Inter di essere andato contro Marcello, poi gli episodi erano assolutamente nella descrizione perfetta di Marcello, cioè nel senso comunque il rigore, il gol dell'Inter ad annullare, quello di Calhanoglu per fallo netto di Lautaro sul primo Slovacca. Sono d'accordo con te. E adesso ci poniamo, c'è un rigore enorme per il Napoli, no, per niente, niente enorme, c'è un tocco di bastoni su Osimhen che cade in modo innaturale, innaturale, pazzesco. Ma non è che lo dico solo io, la stecca gli ha tirato. Sì, ha tirato la stecca, dai, la stecca. Su. Però ci sentiamo allora dire... è lo stesso rigore che non c'era a Torino anni fa per il Torino Napoli, anche lì. Non ho capito quale. C'era Scriniar. Ranocchia Torino Inter. Torino Inter. No, Ranocchia su, ma che c'è? Quello è rigore. Perotti. No, ma quello è netto, che c'è? Quello è netto. Ma niente, quello è, cioè, quello no, è netto. È andato in prescrizione quello. Ma ovvio. No, ma sì, voi ricordate gli episodi? Ma il rigore di ieri sera Milan Bologna c'era o no il primo rigore del Milan? Ne parliamo dopo. Che trattiene platealmente Carlos Augusto che stava ripartendo e quindi mette tutte e due le mani addosso, questo è giallo questo la è fallo, mentre quello di se Bastoni fosse il contrario, Thomas, saresti qua a sindacare sull'intensità. Questo si aggrappa, no, questo è per l'azione promettente e poi ripartenza, e poi finito il primo tempo, Inter 1 Fiorentina 0, forza Inter, forza, bravi ragazzi, bravi. Allora, questa è la classifica momentanea con l'Inter a 54 punti e una gara in meno, quindi pensate quanto peserebbe vincere stasera e a questo punto quanto peserà Inter-Juve di domenica. Abbiamo, perché ragazzi, guadagnato, l'Inter Fede, con un'altra vittoria va veramente in fuga. Stiamo guadagnando un punto anche oggi sulla quinta. Torni a guardare la quinta. Allora ha ragione che sono tutti a casa di Allegri. Tifano Inter, tifano. Però Marcello no, è più d'accordo con la squadra che con l'allenatore. Non è che, non lo so,
perché non l'ho sentito, non l'abbiamo sentito, quindi però lui, secondo me, ha solo analizzato correttamente quelli che sono i casi dubbi, tanto per cambiare anche questa sera in favore del Lecce. Ma non scherzare, i falli già plurale poi, ma quali conti? Ma allora, gli episodi a favore, allora, che dice sono il gol e il rigore. Il gol. Secondo il mio punto di vista, il rigore ci può stare, quello è un placcaggio. Quello di Bastoni, quello di Bastoni, dicendo, no? Placcaggio, ma quale placcaggio? Placcaggio significa se io ti prendo e ti porto a terra. Ma vuoi spiegare? Ma non è che se io ti sto marcando, poi ti lascio. Scusami. E tu cadi in avanti. Ci sono delle persone competenti. Tu stai sentendo, giusto? Quindi, ma nessuno ha detto. Okay. Ma dove quindi, è scritto l'intenditore di calcio che stanno sentendo, cosa stanno dicendo? Che non è il rigore. Né Parisi ha fatto la sceneggiata. Secondo devi me andare il dubbio è Bastoni questo ammonito, qua che ripeto. È stato ammonito adesso ha trattenuto l'avversario, ma non è caduto, ma l'arbitro ha dato il fallo, ma non è caduto, Carlos Augusto cosa dice? Sta ripartendo, cavolo, un'azione di partenza, ma che non è caduto, hai appena detto che per essere fallo deve cadere per terra, ma no, ma dove è scritto? Ma chi? Ho detto che è caduto in avanti, è caduto in avanti, questo è il regolamento, questo è l'episodio iniziale, il contatto Lautaro Parisi sul gol, no? Sul gol dell'1-0 dell'Inter. Poi tutto sommato, Michele, dopo la pubblicità faremo gli up and down, però devo dire che tutto sommato, per quanto la Fiorentina ha fatto più la partita, la Fiorentina ha avuto più la palla e si è giocato più nella metà campo dell'Inter, ma più occasioni le ha avute l'Inter, ripeto, almeno 4 clamorose, la Fiorentina, la parata di Sommer e forse qualche altro pallone in area di rigore. Quel salvataggio adesso di Pavard su Nzola. Sì. Beh, non è arrivato al tiro, però un paio di situazioni, sì. Bastoni, però dall'altra parte... Bastoni. Sì, dall'altra parte di più, però, dall'altra sì, parte. No. Noi stiamo giocando... Sta stretto. Allora, te le ricordo. Martinez quarta la passa all'Lautaro, che nell'uno contro uno, là di solito una sentenza. Ranieri mette una pezza, ma clamorosa occasione, uno contro uno in aria. Turam, che la dà Carlos Augusto, anticipato da Faraoni, alla disperata, perché avevamo quasi già esultato. Grande, certo, io ero già per poi terra. C'è il gol, il tiro di Frattesi su Turam che lo serve, su Lautaro che recupera palla. Frattesi, la grande parata di Terracciano rasoterra quasi di fronte alla porta. E anche Turam lanciato a rete da solo. E Turam che cade, inciampa e cade. Quindi sono cinque. Torniamo attenzione. Al solito discorso, sono adesso hai occasioni. Citato il possesso palla. No, quella è della Fiorentina. La Fiorentina sta tenendo la palla. Ma che cosa vuol dire? Il Sassuolo e la Salernitana hanno avuto più possesso palla a Torino con la Juventus, tutte e due messe insieme hanno preso 7 però diciamo che se tu tieni la palla e hai qualità, hai più possibilità, uno che gli altri non giochino, guarda, e due che puoi creare qualcosa. Poi in questo caso invece è stato un possesso palla che ha avuto pochi sbocchi. Se mi parli di tiri nello specchio della porta, se mi parli di conclusioni e tutto quello che vuoi, ma il possesso palla deve essere efficace, se non l'ho mai capito. Certo. È un dato che a volte significa qualcosa, a volte no. Chiaro, no, ma infatti, no, se tu il possesso palla diventa efficace perché hai l'occasione, allora sì, ti dico è un dato statistico che ha una rilevanza. Altrimenti può essere assolutamente una scelta della squadra avversaria di non farlo, anche perché il possesso palla e la Fiorentina Docet, nel momento in cui ti dà la possibilità di perderla e di avere un attacco alle spalle della profondità se l'avversario non ti pressa, tu puoi tenere il pallone un quarto d'ora ma che cosa vuol dire? Alla fine il tabellino, anche se gli ultimi 10 minuti della Fiorentina sono incoraggianti, gli ultimi dieci minuti sono incoraggianti, è diventata un po' più incisiva, no? Ma sai quando comunque ha cominciato a giocare più sulla seconda palla, ha alzato la palla, andava a lavorare su Zola e su Duncan, questa qua non è una partita e andavano a accorciare fino a venerdì si diceva che la Juve tranquillamente batteva l'Empoli in casa, il Milan batteva il Bologna e l'Inter rischiava Firenze. Il Milan batteva senza due titolari come Barella e Çalhanoğlu. Bologna Fiorentina c'è tutta questa differenza? Bologna-Fiorentina. Dicendo, però, quindi dare venerdì per scontato, si parlava di questo, ma però il Milan in casa diceva certe cose. Non è che si parlava dare per scontato Milan, che il Bologna su Juve-Empoli, il discorso Juve-Empoli. Dare per scontato che Milan-Bologna finisse con la vittoria del Milan. Una squadra, anche no, scontato finora l'Empoli aveva segnato pochissimo. Sì, è vero. Intanto il possesso 53-47 per la Fiorentina, ma penso ti riporta 3-2 per l'Inter, in assoluto che abbia segnato 3 per la Fiorentina, che abbia segnato di meno. Io mi devo fermare. Partiamo dagli up. L'Inter è in vantaggio e premierei anche per la prestazione, non solo per il gol, Lautaro.
Lautaro, sì, che come commentavamo con Thomas, anche l'occasione, non so, di Frattesi, si va a guadagnare un possesso in bandierina. Sul bandierina. Oppure bandierina, in un'altra occasione, vede che la squadra si sta schiacciando dietro e viene a fare il terzino sulla fascia. C'è un lavoro veramente che va, bravo, oltre il gol. Sì, sì. E quindi gli do un bel 7,5. Guarda qua, guarda. Un bel 7,5 a Lautaro. Poi gli altri, allora, professor Mkhitaryan, credo che oggi veramente sia salito in cattedra più del solito, perché senza Barella e Çalhanoğlu il centrocampo sta facendo un po' di possesso in meno del solito, inevitabilmente, sì, sta soffrendo un po'. Si sente. Però Mkhitaryan gli diamo un bel 7, un bel 7. E poi voglio mettere anche su con un bel 6 il VAR. Pavar, mi è piaciuto molto Pavar, è vero, anche Bastoni, diceva Thomas, anche Bastoni. Però Pavar lo vedo più pulito, più preciso, poi sì, anche Bastoni, Bastoni, il salvataggio finale su Zola. Dai, va bene, va bene, la mozione Thomas è passata, Bastoni 6,5, anche se ha preso il giallo, perché su Zola in effetti è un salvataggio difficile. Anche perché se prendi gol là vai sull'1-1 fine primo tempo, quindi la partita quindi dobbiamo togliere Pavar. Mettiamo Bastoni 6,5 perché in effetti ha fatto forse una chiusura in più e una decisiva. Voi non avete sentito perché stavate giustamente parlando, io invece ho sentito il suggerimento di Morina per il terzo slot. Lo so già. Tu lo sai già qual è, no? Chi sarà? O Marini o Doveri? Guarda caso lo sai già. Doveri 6, ma perché voi a prescindere? Quest'anno lo sai già. No, però te dico Doveri 7, va bene? Sei contento? Mettiamo negli app, eh? Ma 7,5 va bene. Poi chi è che scende invece? Allora, scendere qua è un po' difficile. Allora, il centrocampo ha perso un po' quella di, ripeto, quella forza, soprattutto negli ultimi 10 minuti. Però poi Aslani ha fatto l'assist. Pure Frattesi, non me la sento di metterlo giù. Darmian l'ho visto poco. E Carlos Augusto? L'ho visto poco. Carlos Augusto poteva sfruttare di più le palle che ha fatto bene nei movimenti, però poi forse doveva guagliare di più. Allora mettiamo i due esterni. Però non sono da insufficienza. Dai. Non sono da insufficienza, dai. Però volendo mettere qualcuno giù, però mettiamo Darmian e Carlos, mi piange un po' il cuore Darmian perché gioca sempre, quindi devo tener conto però, anche quello. Però diciamo sono stati più in fase difensiva, Carlos Augusto che è andato in avanti poteva tirare meglio, ecco, sul tiro che forse Marco fa riferimento. Michele, però Aslani oltre l'assist non ha proprio tirato, dice Aslani, non ha fatto niente Aslani, dai, lì in mezzo ha sofferto secondo il mio punto allora di facciamo vista. Così, Darmian 5 e mezzo, Carlos Augusto 5 e mezzo e diamo 5 e mezzo anche a lui. 6 meno ad Aslani, sì, perché ha fatto l'assist sul gol. Perché lì comunque l'ha battuto molto bene, sì. Tu dici però la prestazione 6 meno ad Aslani, quindi Darmian e Carlos Augusto 5 e mezzo, Aslani 6 meno, perché Frattesi secondo me è sufficiente perché ha fatto più volte, è andato a lottare in mezzo a due, così come Pavar abbiamo detto non l'abbiamo messo negli app ma era un 6 e mezzo pure lui. Sommer si è fatto perdonare l'errore iniziale, ha fatto una bella parata, quindi è sufficiente. Ecco, Thuram è difficile, allora se Thuram non fosse caduto non dico che doveva segnare per forza, però lì poi alla fine diventa uno spreco cadere. Ha dato 2-3 strappi, se non ragazzi, ha fatto 2-3 strappi molto belli, che cioè permette anche all'Inter di avere quella forza e alla, cioè, quando tu un giocatore così determinante nell'allungo, l'atteggiamento della Fiorentina diventa più pauroso, cioè perché comunque oltre che suicida, okay, come sottolinea Ezio, sicuramente crea un disagio nella difesa della linea, sì, perché sì, comunque può essere caduto, ma sai benissimo che ti può ripartire perché ha una gamba pazzesca. Sì, anche l'occasione di Carlos Augusto che si fa anticipare da Faraoni, e Thuram che Thuram che spezza, che spezza il ritmo, quindi ha fatto due o tre palla, Michele, una ti dico una positiva. Cosa che non ho notato chi solo io nei... togliendo la partita con il Monza dove c'è stata la goleada con la Lazio che... anche non è un Inter dominante, no, dai, con la Lazio è dominato col Napoli, col Napoli tutto chiuso dietro, è stata pure quella un po' meno fisicamente. Oggi no, oggi assolutamente col ha scelto un altro tipo di spartito. Col Verona. Col Verona e col Genoa sono partite di calo Genoa fisico. Pareggiata. No, quelle sì, però dico dal Monza in poi. Ma sono tutte nel giro di quanto? Sì, Maezio, non è dal 20, aspetta, però mettiamo ordine. Dal 20 dicembre al 6 di gennaio sono tutte così come dici tu. Dal Monza invece grande risposta. Con la Lazio grande risposta. Con Napoli aveva un giorno in meno di riposo, ma comunque ha avuto il pallino del gioco sempre. Oggi è un'altra storia. Però oggi non la vedo. Eravate anche uno in più. Sì, però anche nel primo tempo il Napoli non fa un tiro in porta nel primo tempo. Il Napoli ha scelto. Il Napoli ha scelto l'unico tiro. Secondo tempo. Però dico l'Inter è andata gioco. In sofferenza col Napoli, sia no, perché aveva uno in più, sia perché il Napoli si è chiuso. Oggi l'Inter sceglie una partita
bassa e ripartire. Vero. Poi va in sofferenza negli ultimi 10 minuti. Anche perché ripartire con questa squadra che difende con alta, gli esterni altissimi, sì, è giusto farlo. Ma abbastanza di là facile. Il fatto non ha neanche i difensori centrali che possano sopportare, esatto, diciamo, la velocità. Poi si mettono pure a fare passaggi all'avversario, cioè, come Martinez quarta all'inizio. Ma l'abbiamo Lautaro detto prima, dopo che ha buttato la finale di Coppa Italia al vento. Beh, anche quella di Conference. Anche quella di Conference. Bravissimo. Ha preso il gol, cioè, lo stesso. Ma tutti quanti noi che mastichiamo un pelino di calcio, non sicuramente come uno che sta su una panchina di Serie A, però italiano non se ne rende conto. Anche perché si può essere propositivi senza essere così sbilanciati. Ma quest'anno, senso, come dicevi tu, Marco, aveva fatto qualcosa di diverso. Ha fatto l'ultimo mese e mezzo. Però secondo me lui oggi dice, se io non attacco l'Inter con grande aggressività quando gli manca quasi tutto il centrocampo, quando la posso attaccare? Secondo me la Fiorentina ha pagato, come dite voi, questa difesa nell'uno contro uno è veramente rischiosissimo. Però in aria ci è arrivata tante volte. In aria ci è arrivata tante volte, assolutamente. Però ti dico, e anche paga, per quel motivo lì che ti dico anche che non ho visto un Inter spumeggiante. No, no, l'Inter ha giocato in contropiede. In ogni caso, alla Fiorentina delle occasioni. Sì, però le occasioni, Enzio, sei d'accordo, alla fine abbiamo contate. Sono 5 dell'Inter e 2 della Fiorentina. 5-2. Quelle dell'Inter non sono 5 per metterci dentro tutto. Sono proprio occasioni. Carlos Augusto che deve fare solo il tapin, l'altra Frattesi il tiro alla parata, comunque, il senti, gol. Se ci sono 20 punti in 22 partite di differenza, sì, ci sarà un perché, sì, no? Sì, sì. Quindi, però oggi voglio dire, si temeva molto il fatto del di Barella, cioè, vabbè, no, hai ragione, è chiaro, erano presenze importanti, questo sicuramente. È per questo che stavo dicendo di Aslani, sì, perché ci sono state due ripartenze dell'Inter che purtroppo lui ha rallentato il gioco. Invece con Barella o Çalhanoğlu, secondo me la giocata veniva fatta in un'altra maniera. Ah sì, ma è un'altra classe. Su Turam, ma più che un'altra classe, ormai Çalhanoğlu un'altra personalità, sì, rispetto a Aslani. Ha ricevuto il pallone, si è bloccato e ha scaricato dietro, sì, bastava che si girasse e giocava la palla per Lautaro, si è fermato due volte e ha scaricato dietro, sì, sì, quindi no. Ti fa capire anche il tipo di però giocatore. Mentre Thomas, sei d'accordo che mentre per gli attaccanti magari è un po' più facile, cioè Turam oggi ha Luna Park. Non lo sto criticando, sto dicendo che è stato un movimento Thomas, un po' lento. Questo però vale per tutti quanti. E si vede, però fatemi finire la frase, però stavo cercando di dire che mentre per Turam una cosa, scusami, una cosa è giocare con Rabiot, una cosa è giocare con Miretti. Sì, questo sì, vale, no, per tutti. Sto dicendo questo, certo, vale per tutti. Però quello che volevo dire è che mentre per Turam oggi è come a Luna Park, perché ti concede sempre l'uno contro uno, per altri in altre zone di campo, per esempio la zona di Aslani, oggi non è facile perché Nzola sta andando a dare una mano a Beltrán, certo, Bonaventura va su Aslani, quindi lì c'è densità e l'Inter davanti all'aria non è facile per Aslani, certo, lì. Certo. Infatti quello che però ho notato questa cosa Frattesi qui mi sta piacendo molto, non so se Frattesi, sei d'accordo, sì, Tom, Frattesi, perché ha lottato, certo, anche in mezzo, sì, a due, sì, assolutamente. Parisi che però rinviene, Lautaro però se ne va, la da Arnautovic che si fa anticipare, ragazzi. E quindi niente da fare, Lautaro ha fatto tutto bene, invece Arnautovic no. Ennesimo pallone recuperato da Lautaro. Ancora Lautaro, ennesimo pallone perso, però ingenuamente. Sì, poi dal punto di vista ma come si è fatto uccellare dal giocatore dell'Inter? Secondo il mio punto di vista gliel'ha rubato, io tengo l'Inter. Comunque ragazzi, allora diciamo anche di una disposizione che ormai è diventata ufficialmente un'altra della Fiorentina, perché 4-2-4, 4-2-3-1 come volete, sì, Manzola ormai è partito a sinistra, ormai fa la punta, sì, sì, Beltrán, sì, gioca dietro, gioca di lui dietro tempo, Beltrán dietro di lui fisso trequartista e Bonaventura ormai fisso esterno a sinistra, sì, con Nico González che quindi è andato a prendere mezz'ora, il posto di Iconè, Iconè a destra. Già l'avevano fatto nella seconda parte del primo tempo, ma adesso è diventato proprio definitivo, quindi Nzola lo cercavano, dicevamo, nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo con i lanci lunghi e lui adesso è il terminale, Beltrán fa il trequartista. Inter, Mkhitaryan cerca Dumfries, la palla gli carambola ancora addosso e ora ancora Lautaro che è ovunque. Grande, ragazzi, ancora Lautaro che ora cerca di superare in dribbling Beltrán, lo scontro tra i due argentini, non riesce a superare Beltrán che riparte, generoso anche Beltrán in questa posizione di trequartista, ma recupera palla Dumfries, ancora Lautaro, Bonaventura prova a togliergli il pallone fallosamente, Lautaro resta in piedi, allora l'arbitro lascia correre, c'è ora Bonaventura che lancia lungo per far ripartire la Fiorentina, ancora Nzola, anticipato di testa da un puntuale De Vrij, Pavard torna allora indietro proprio da De Vrij, bravo, riparti, che oggi con la maglia arancione dell'Olanda si sente a suo agio, ora Sommer il lancio lungo
siamo al 26esimo del secondo tempo. Via. Sempre 1-0 per l'Inter, partita aperta. Lautaro Thomas sta spendendo tantissimo, da però. Tutto, da veramente tutto, generoso sotto. Credo che tra un po' verrà sostituito, sì, perché secondo me diventa impossibile, no, arrivare così al 90esimo. Sta facendo il difensore, il centrocampista e la punta. Dappertutto, sinistra. Sì, Arnautovic però, ragazzi, che è fresco, deve dare un po' di più una mano. Arnautovic va bene al campionato qui all'area, perché se no ti metto nei down pure oggi, caro Arnautovic. No, gridando Arnautovic. Ma certo, non puoi giocare, non puoi giocare nell'Inter, punto. Non puoi giocare nell'Inter. No, soprattutto Sanchez ha una verve, una corsa. Poi è vero che lui ha fisicità, Arnautovic, però non è che l'Inter gioca palla alta lunga. Quindi se giochi palla a terra, forse Sanchez. Vengo anch'io dalla tua parte. Io subito ho detto, ma siete convinti di questo cambio? Perché sembrava strano, no? Togliere Thuram. Attenzione ancora l'Inter che spazza, ma la Fiorentina che recupera con Duncan, che prova subito il tiro di sinistro, respinto. Ancora Fiorentina che ora cerca di andare. Va all'indietro, non di andare in area di rigore. Quindi ora Arnautovic cerca di tenere un po' la Fiorentina, i difensori almeno della Fiorentina un po' più dietro, ma i difensori della Fiorentina non ci pensano minimamente. Allora Ranieri che alza ancora uno spiovente in area di rigore, la testa di Gonzalez, esce Sommer su Nzola, attenzione, guarda, ancora il colpo di sulla linea di Pavard, non ci che credo, di testa salva al posto di Sommer che era uscito prima. Vediamo, e bisogna valutare succede anche l'uscita di Sommer su Nzola, perché può essere tutto, falloso o no, non lo so, vediamo. Nico Gonzalez, Nzola, pallone pieno, no? Boh, Sommer prende la palla o prende, vediamo? Sai che ho dei dubbi. No, mi sa che prende lui. Questo rigore. Ragazzi, però dai dei dubbi. Pallone faccia. Vediamo. Prende la palla. Prende la paglia. Palla in faccia a lui, ragazzi. Prende la palla, Sommer. Palla. E poi sentiamo però sul proseguo dell'azione. Okay, se, colpo di testa, prende la palla. Non è mai rigore, perché non è che può togliere la mano. Allora c'è anche il parere, anche il parere tecnico dell'esperto, insomma, di Dazon, dice prende prima la palla, certo. E poi lo tocca, prende pure, però prende la palla in netto anticipo, no, sul giocatore. Secondo me non può essere fischiato, sì, da portiere discriminante, tu da portiere, non è che puoi tirare via il pugno, però prende la palla prima, se prendo la palla dopo per forza prende prima la palla, ma infatti io, ragazzi, ho detto vediamo, perché non capisco bene, al replay si capisce bene, Maignan l'hanno espulso per il ginocchio, così. No, che c'entra, quello travolge. Che c'entra. Ma come fai a paragonare Maignan che travolge? Questa è espulsione, questa. Sulla palla. No, prende la palla piena. Ma scusa. All'epoca avevo detto, Maignan salta, prende la palla dello slancio, prende il giocatore. Punto. Ma lo travolge. Sì, no, però cosa stai dicendo, però Michele? Prende la palla con la testa. Ma non c'è stata una moviola che ha detto che Maignan non era da espulsione. Ma allora è una dinamica del portiere. Il portiere spinge in avanti. Quindi Michele è uguale, te lo dico. Ma non è vero, Marco. Allora trovami una moviola che dice che quel Maignan non era da rosso. Attenzione che intanto c'è check, esatto, al di là di quello che è giusto che ti danno passato, rigore contro. Io credo che adesso ci sia un check, sì, tra Marini, è giusto che ti danno rigore contro. C'è il check tra Marini e Doveri. Guarda, spero che te lo diano contro, anche se non c'è. No, ma lo possono pure dare contro, per me rimane palla. Ma come fai a dire che è una dinamica uguale? Uno prende il ginocchio, uno lo slancia, uno lo prende col ginocchio, l'altro col pugno. Uno viene espulso, l'altro probabilmente non avrete il rigore contro. Ma viene espulso perché è fuori aria Maignan. E allora? Fuori aria è rosso. No, Inzaghi sta dicendo, ma cosa sta dicendo? Cosa ha preso? Vorrei il vedere. Il check è molto lungo, va avanti, parte. Quindi vuol dire che lo stanno rivedendo. Va a vedere. On-field, lo va a vedere. Se lo va a vedere, vuol dire che Marini. Sentiamo un po' di puzza qua. Marini e Doveri, evidentemente, hanno più di un dubbio, perché lo chiamano solo in caso di chiaro ed evidente errore. Per loro, evidentemente, ci può essere chiaro ed evidente errore. Rivediamo tutto, allora noi avremo la pubblicità, ma io ovviamente non mi posso fermare. Sì, ma non puoi far vedere avanti questa immagine qua, questo è evidente che qua mi sa che dà il rigore adesso, perché è andato subito deciso, perché l'immagine, però dice Aureliano, però dice però chiara, vediamo cosa decide Aureliano. Calcio di rigore, rigore per la Fiorentina, rivedendo l'ultimo replay, sinceramente però mi sembra che ci sia il pugno di Sommer sul volto di Nzola. Ammonito Sommer, perché in area di rigore la palla ha un movimento. Però tu prendi il rischio, no? Il classico è come dire gioco pericoloso, no? Io secondo il mio punto di vista, Sommer non è che se va di pugno può sparire, ok? Se prende la palla e mi sembra che la colpisca, non è calcio di rigore. Ascolta, dice l'arbitro a Mkhitaryan, no, perché sia Sommer che Mkhitaryan e gli altri giocatori dell'Inter dicono: ma scusa, ma prende la palla tutto, prima? Prende. E Aureliano gli sta spiegando, abbiamo visto che prenda tutto. Quante volte sono stati fischiati dei falli che
quello che fa il fallo, ragazzi, prima tocca il pallone, poi o travolge o colpisce l'avversario. Qua è lo stesso discorso, perché il portiere usa le mani. Allora, calcio di rigore, Nico Gonzales, andiamo calcio di rigore, Nico Gonzales contro Sommer al 76esimo. L'argentino, il numero 10 della Fiorentina, appena entrato, è entrato da poco. Contro Sommer. Il VAR è intervenuto come prevedevano dall'altra parte. Attenzione a Nico Gonzales, il tiro e la parata di Sommer! Rigore contro l'Inter, il secondo sbagliato dopo quello con Verratti, grande. E Sommer stavolta lo para, due rigori su due sbagliati, il palo, e perché noi... Sommer aveva preso prima il pallone, aveva preso un giustizia rigore è fatta, veramente calciato malissimo da Nico Gonzales. Sono scherzo. In ritardo, è stato dunque 1-0 per l'Inter, con l'occasionissima dal dischetto fallita da Nico Gonzales. Fiorentina che con i rigori comincia ad avere un serio problema, ha sbagliato col Sassuolo in Supercoppa. C'è ancora la Fiorentina con Bonaventura, palla in aria, c'è Acerbi che respinge, Mkhitaryan che ancora ovunque ha ancora benzina in corpo per poter ripartire, ma gli tolgono il pallone e ora c'è il fallo però di Mkhitaryan, e quindi punizione per la Fiorentina. Il fallo è su Faraoni, 80 minuti di gioco, 10 minuti al termine. Inter che soffre, ma ogni volta che riparte è un'occasione, anche prima per Arnautovic che poteva metterla meglio al centro. Non mi piace ancora una volta l'approccio di Marco Arnautovic, che è entrato troppo molle, troppo. È entrato anche tanto, stavamo andando in pubblicità proprio in quel momento, non so se si è sentito, Sanchez per Lautaro come avevamo previsto, perché Lautaro aveva dato veramente l'anima, e prima di uscire ha incoraggiato i compagni, forza. Però ripeto, Sanchez il suo movimento lo fa, Arnautovic si deve svegliare. Punizione per la Fiorentina, palla che spiove in area di rigore, tutti a saltare, c'è Dumfries che non è entrato male in partita, che spazza via lontano con un piattone, la restituisce però alla Fiorentina così. Allora c'è ancora Duncan che può alzare la testa e lanciare in mezzo all'aria, ancora il colpo di testa, la sponda per Sommer che blocca il pallone, lo fa suo, e ora cerca di perdere anche un po' di tempo, perché voi ci vuole anche un po' di malizia in questi casi. Quando abbiamo riso e deriso Milik per quel calcio di rigore col saltello, Sì. Questo è peggio. Sì. No, questo è peggio. Cioè, ma i rigori calciati così, quando li sbagli, sono sempre assurdi, no? Sono ridicoli. Quando però spiazzi il portiere, perché non aspetti passaggio... fino a... Sì, ma Sommer è bravo a fare i rigori, perché ricordiamoci, come Jorginho, come no, si fa buttare fuori dal mondiale, sì, anche con la Francia, campione, attenzione, perché c'è ultimi europei, ha ammonito Pavard. Però questo è un passaggio al portiere. Ammonito Pavard per il fallo, e questo è netto, perché trattiene Bonaventura, questo è proprio il placcaggio, cioè non ti voglio far partire, e quindi ammonito Pavard, magari vado a controllare velocemente, abbiamo detto che Bastoni va in diffida. Lo toglie subito Inzaghi. Lo toglie subito, entra Bissek, vediamo Pavard. La legge dell'ammonito. Pavard è arrivato a 3, quindi non è nemmeno in diffida, non entra in diffida. Però è giusto così. È giusto così, anche perché Bissek è entrato al 90esimo col Napoli nella finale per avere sui colpi di testa. E la Fiorentina sta facendo molto quello che ha fatto il Napoli in quel recupero di finale, cioè butti la palla in cielo e speriamo che Bissek su questa giocata è molto bravo, 1,96 m, è un gigante, quindi magari va a dare un po' attenzione, perché anche Italiano infatti ne cambia altri entra due Baracche, entrano che è bravo di testa. Com'è? Entra Baracche che è bravo di testa. Entra Baracche che è un altro che ha tecnica ma anche fisico, si è parlato molto di Napoli ma alla fine per ora è lì. Esce Beltran, quindi Beltran che sta facendo il trequartista, e poi entra Mandragora per Duncan, e dovrebbe essere uscito Duncan perché sì, Maxim Lopez per Arthur e Mandragora per Duncan, quindi mediano per mediano. Mandragora è un altro che ha fisicità e colpo di testa, quindi diciamo che anche sulle palle alte fa bene Inzaghi secondo me a rispondere con Bissek, anche perché Pavard adesso era stato giusto ammonito. Inter che deve soffrire in questi ultimi 6 minuti e mezzo, più recupero che credo ci sarà sicuramente, perché tra calcio di rigore è intervenuto il VAR nel caso del rigore, e quindi almeno 5 minuti non ce li toglie nessuno, Thomas, di sofferenza. No. Fiorentina che attacca, ma l'Inter in contropiede potrebbe anche chiuderla, ha sfiorato tante volte il 2-0, ma è stata poco cinica lì davanti. Adesso con la strana coppia Arnautovic-Sanchez, vediamo se anche loro battono un colpo, ma ora c'è la Fiorentina in possesso palla, 84esimo minuto con Parisi, Inter che deve difendersi e tutta dietro la linea della palla di nuovo, come in certi tratti del primo tempo. Ora Parisi che la dà a Bonaventura, Bonaventura che gira all'indietro, Fiorentina che cerca il momento giusto per
andare in verticale, ora girano da sinistra a destra, si va da Martinez quarta che allarga per Faraoni che ha fatto una buona partita, ora infatti attacca anche Carlos Augusto e Mkhitaryan, se ne va dal primo, se ne va dal secondo, attenzione a Faraoni, la palla in mezzo fortissima però, buona, non è né buona, un tiro né un cross, via, quindi l'Inter può respirare, era palla Nico sul fondo, e anche Nico Gonzalez, scusate, infatti il passo mi sembrava troppo veloce, e poi Nico Gonzalez la tira questi però fuori. Non segneranno mai, neanche su Ricci. La carta del stai lì due giorni ragazzi, neanche con le mani. Allora, la Fiorentina ha un problema a segnare, questo è evidente, ha un problema anche con i rigori, perché stavo dicendo, ha sbagliato gli ultimi tre. Bonaventura col Sassuolo, Iconè Supercoppa col Napoli e stasera Nico Gonzalez, quindi oltretutto con tre rigoristi diversi, un po' come il Verona, sbaglia quasi tutti. Quando poi l'arbitro fischia alla fine, se l'Inter se ne va, gli lasci il pallone, non segnano. Ma per il nostro amico che manda i messaggi, il rigore c'era o no? Il nostro amico Marcello? Il bar si è acceso. Non ti ha scritto. Adesso se vuoi, io credo che ci stia seguendo, quindi magari Marcellino. No, sul rigore non ho saputo. Sul rigore non ha detto la sua. Parlate del sacrosanto VAR. Allora, ricordiamo, ragazzi, qui non è stato il VAR, qui è stato un on-field review, quindi sì, è stato Aureliano, dopo averlo rivisto al monitor. A cambiare. 5 di recupero già iniziati, Michele, stiamo con te fino alla fine. 5 di recupero, c'è la Fiorentina che spazza via dopo una rimessa laterale in attacco per l'Inter. Cenzola che ancora riesce a trattenere un pallone, ma Mkhitaryan, l'uomo ovunque, riesce a mettersi tra il pallone e il giocatore della Fiorentina, ma il lancio di Mkhitaryan, il professore, è in fallo laterale, quindi possesso ora della Fiorentina che ancora ha 3 minuti, quindi 180 secondi Barella, per rimettere in piedi una situazione che in questo momento la vede soccombere per il gol di Lautaro al 14° minuto. Ora la palla al portiere Terracciano che lancia lungo, entriamo nel 93°, quindi il terzo minuto dei 5 di recupero, Inter che spazza via, intanto è entrato Milenkovic al posto di Parisi, fallo. Quindi l'ultimo cambio per italiano, ora fallo in attacco dell'Inter, riparte ancora la Fiorentina, il lancio ancora lungo a cercare Nzola, il colpo di testa di De Vrij, ora Frattesi che prolunga la spazzata che però va ancora uscite nei piedi da là, uscite, dei giocatori della Fiorentina, dietro, non riusciamo dietro, ora a tenere una palla lunga, attenzione in area di rigore, Acerbi che spazza, ancora bene i lunghi dell'Inter, gli alti, dai. L'Inter riparte bene adesso, dai, Frattesi. Con Frattesi, vediamo se ne ha ancora, Frattesi l'inesauribile Duracell, spinto Frattesi, spinto alle spalle, arbitro, ma dai, cosa gli fai? Dice di rialzarsi, dai, è stato spinto nettamente, chiediamo al VAR, è stato spinto no. Però non ti preoccupare, non è stato spinto, chiediamo. Non è stata fischiata la punizione all'Inter, questa faceva respirare. Due minuti. Ancora 120 secondi, ma possesso Fiorentina. Aureliano che dice si può proseguire dopo che Frattesi aveva subito una spinta, attenzione palla ancora in aria, Bissek su Milenkovic, ma palla che va a finire ancora a Mandragora e quindi ancora Fiorentina, penultimo minuto di recupero, ancora Bonaventura, attenzione alla Fiorentina con Barak che alza la testa, palla deviata, ancora Bissek che la devia in angolo, dagli rigore, cosa ancora vuoi, rigore, calcio d'angolo per la Fiorentina, vuole rigore, vuole calcio d'angolo per la Fiorentina, manca un minuto e mezzo, 90 secondi ancora di sofferenza, tutti a saltare in aria, attenzione palla che spiove, colpo di testa alto di Barak, di sillabo di felicità, alto, molto alto. Così di solito è il nostro amico Tiziano Crudeli, quindi qui avete anche perché c'è Bonaventura che è ex Milan e quindi calma, buttati per terra, salutiamo Tiziano, ultimo minuto, c'è da soffrire ancora, però la palla stavolta è dell'Inter, calma, vediamo di tenerla, Sommer batte lungo e quindi si alza la linea difensiva dell'Inter, 60 secondi al termine, batte Sommer, palla lunga a superare la metà campo, ma Milenkovic la rimette dall'altro lato, e a tamburello gioca anche Bissek che la rimette di qua, respinge la Fiorentina, però è punizione in attacco, è ancora punizione per la Fiorentina, credo che sarà l'ultimo, forse uno degli ultimo tentativo della Fiorentina, 40 perché mancano secondi. 35 secondi e tutti a saltare in aria, però attenzione, palla in the box come si dice, attenzione ancora Nico Gonzalez, la sponda per Nzola, respinge ancora Dumfries, palla ancora fallo. Carlos Augusto di testa, via Sanchez, Inter che soffre tutta in aria di rigore, palla ancora a Faraoni, 20 secondi, ma Faraoni supera Sanchez, attenzione a Faraoni, la palla in mezzo, spazio Aslani, troppo basso, perché Aslani?
Allora ancora Faraoni, ultimo tentativo, palla in aria, tutti a saltare Bissek, via da lì, palla lontano, ma ancora Fiorentina, forse ci sarà un'ultima palla buttata in mezzo, Ranieri alza la testa, palla a Mandragora, finita, ancora Mandragora, palla respinta, Inter che recupera palla, vedo che qui arriverà il fischio. Arriva il fischio. Ma è finita. È finita. È finita. Dai, Inter espugna Firenze in una situazione di grande difficoltà, senza Barella, senza Cialanoglu, con Di Marco in panchina, con un rigore subito a 15 dalla fine sull'1-0 che è Nico Gonzalez ha sbagliato, e quindi dopo una settimana l'Inter si riprende la vetta della classifica, 54 punti prima dello scontro diretto, più uno, una partita in meno. Con una partita da recuperare ancora, come dici tu giustamente. Quindi l'Inter in questo momento è virtualmente, potenzialmente, anzi usiamo l'avverbio giusto, potenzialmente a 57 punti, quindi più 4. Poi è chiaro che la devi giocare quella partita, quindi potrebbe anche perderla. Ma anche se la perdesse, stando alla classifica di oggi, l'Inter sarebbe comunque davanti alla Juve. Ed è lo scenario ideale per preparare, no, la partita. Sì, non so se la Juventus può venire a giocare per il pareggio, magari dice poi il campionato è lungo. Juve dovrebbe, probabilmente la Juve farà, poi dopo ne parliamo, però è chiaro che la Juve adesso deve vincere. Certo, però prima una riflessione sull'assalto finale della Fiorentina, perché è vero che la Fiorentina spesso ci ha fatto vedere questi assalti, abbiamo ricordato Fiorentina-Juventus senza poi la concretezza, né Beltran, né Nzola, sono entrati Barak, però devo dire che tutti gli alti dell'Inter, Carlos Augusto, che è uno che ha centimetri, Bissek Acerbi che era entrato, forse non sono riusciti a chiuderla, però a livello di muro, oggi l'Inter chiude la 13ª partita senza subire gol in campionato e la 18ª di questa stagione su 30 partite, cioè 18 clean sheet. Inzaghi nei primi due anni non l'aveva fatti. Certo, certo. E quindi questa è una solidità che ti dà, gli scudetti si vincono con la solidità difensiva. E questa è una caratteristica che l'Inter di quest'anno ha e l'ha certificata anche oggi. Difatti quando tu, Federico, hai detto prima, sei partito dicendo l'Inter è potenzialmente, io pensavo che concludessi dicendo è campione d'Italia. Anche io lo aspettavo anch'io. Lo so, adesso ti porto i fazzolettini fra un po', adesso li vado a prendere, ce l'ho di lì, così ti asciugo le lacrime, te le asciugo bene. Lo so. Questo turno qui, sulla carta, ma l'abbiamo detto tutti. Era favorevole alla Juventus. O al limite... secondo favorevole per il Milan, la squadra che aveva la partita più difficile era l'Inter. Certo. E invece è quello che ho detto che prima, Federico, quello che ho detto prima. Sulla Milan adesso. Sì. Cioè la cartigenica hanno il pannolone sotto e la sciarpa sopra. 8 punti il Milan, perché, potenziale 11. Avete il pannolone sotto e la sciarpa sopra. Avete il pannolone sotto e la sciarpa sopra. 50 gol fatti negli ultimi 10 minuti, non riuscivate neanche, sembrava l'assalto a porta fascia. No, e poi c'è stato l'episodio, uno degli episodi clou, il rigore sbagliato da Nico Gonzalez. Sì, perché sono più i demeriti di Nico Gonzalez. Come si può aggettivare questo calcio? Invece tu mi devi spiegare adesso cosa hai da dire. Voglio capire adesso che il Barça accende la Juve, amore vostro, e a noi non si accende mai. Voglio sapere cosa mi dici adesso. Me lo devi spiegare, cosa mi dici adesso che il VAR non si è acceso, si è acceso. Allora quindi siamo tutti a favore dell'Inter? Ma poi Thomas, quattro rigori contro, tre dal VAR. Perché non si è acceso nel primo tempo? Perché non si è acceso nel primo tempo? Tu facendo così fai capire che l'Inter è aiutata dagli arbitri e stasera... Ah, non è così! Stasera ci ha dato un rigore contro, rivedibile. Ascolta, ci può stare o non ci può stare, ma l'arbitro è andato a rivederlo e l'ha dato. Rocchi, se non lo dava, ha parlato di 8 errori arbitrali. Posso dire che due sono a favore dell'Inter e uno a favore, se non fosse assolutamente sì, a favore della Juventus, ma la Juventus, il Bologna lo doveva realizzare, anche perché abbiamo secondo visto... te, se l'Inter non segna a Genoa al 40esimo siamo 0-0, quanto finisce? Tolgo il gol all'Inter, tolgo il gol all'Inter, ti sto venendo dietro, sto dicendo l'Inter non segna 40esimo 0-0 a Genova. Tu che dici che il Bologna era 1-0, 11 contro 10, a 15 dalla fine non vince. E il Genoa cosa avrebbe fatto sullo 0-0 al 40esimo? Senza il gol del Bologna. Ma qui andiamo troppo indietro. Devi essere coerente. Ma io la mia domanda, se non mi hai risposto, è ben specifica. Ti sto dicendo, visto che prima della puntata mi hai detto che l'Inter non accende mai il VAR, voglio sapere questa sera cosa hai da dirmi. Abbiamo avuto, se poi gli altri sbagliano i rigori, non è colpa nostra. Ti rispondo.
ho avuto la conferma di questa cosa nel primo tempo. Ah, vedi, vedi, io sono sempre a favore che dai, Marco. 4-5 giornate fa questo rigore contro l'Inter non l'avrebbero mai dato. Ormai è diventata talmente eclatante cioè nel tempo il favoritismo all'Inter col VAR che questo rigore ormai era nel dubbio, perché secondo me è un rigore che non ci sta. Ma se è il terzo rigore col VAR, come fai a dire che è talmente eclatante col VAR? La Juve ha preso 0 rigori, anche Verona è successivo a un episodio clamoroso che pasticciano fra di loro. Ma perché è evidente che il gol con Verona, però voglio dire, tra di loro si dicono cosa abbiamo fatto, quindi compensa male. Federico, compensa, io sto dicendo, questa è una compensazione. Una alla volta, io forse mi spiego, ma io quello che voglio far capire, se l'Inter deve essere aiutata, non gli dai rigore, non gli dai rigore al 90 al centesimo al Verona, diventati oggi a 70. E allora se poi loro li sbagliano non è mica colpa nostra. Non è che l'Inter deve essere aiutata. L'Inter è stata aiutata. No, gli episodi li devi ricordare tutti. Tu ricordi sempre gli stessi tre. Gli episodi ce ne sono mille. Se vuoi te ne ricordo pure i tuoi. I due pugni di gatti ci sono o no? Due pugni, in due partite diverse, sono due rossi, rimane in 10, col Napoli e col Verona, hai preso 6 punti, in 10 con l'Empoli non l'hai vinta. L'hai stabilito tu che era rosso, perché l'arbitro e la VAR non sono intervenuti? Chiaro ed evidente errore, perché il VAR abbiamo visto che sbaglia, può sbagliare. Col VAR si può sbagliare. Come ha sbagliato anche per la Juventus, perché Berardi andava espulso in Sassuolo. Secondo me gli episodi a favore dell'Inter quest'anno non sono paragonabili a nessun'altra squadra. Ma per voi... Perché non li ricordate, dopo ti mando un video di 10 minuti di episodi che non hanno visto. Ma il servizio delle... Sì, te lo do, te lo giro. Stasera l'Inter nel secondo tempo riceve un rigore contro, glielo danno e lo sbagliano. Ma questo rigore contro molto discutibile. Io ti ripeto, secondo me non è un rigore. Però nel dubbio gliel'ha dato. Secondo me nel dubbio gliel'ha dato per i precedenti. Tu però prima l'hai visto, Thomas, dicevi che forse ci può stare. Ci può stare, per l'amor di Dio. Se hai visto i precedenti, anche col Verona la compensazione, questa è la tua teoria, e oggi anche per i precedenti. Vuol dire che non c'è nessun disegno per non te l'ho detto di disegno, non ho parlato di disegno. Chi no, crede che ci sia un disegno? Come chi? Marcello ce lo dice tutti i giorni che quest'anno c'è una squadra che viene favorita. Non c'è disegno. Sì, ho detto che quest'anno è scomodo. Ma è così. Non te ho detto, non è che siamo impazziti. Siete impazziti perché siete dietro e dietro impazzite. Ma che punto? Io non ho mai parlato di disegno e soprattutto non ho mai parlato di malafede, perché se qualcuno pensa che ci sia malafede da parte dell'arbitro, è bene che non segua più il caso. Esatto, lo penso come te, se non crediamo quello che vediamo. Anche perché se l'arbitro, scusa Marco, se l'arbitro sbaglia, il primo a rimetterci è lui. E adesso, che prende pure dei bei soldini, se sta un po' fermo, o peggio ancora, visto che lui è un lavoratore precario, alla fine della stagione lo mandano a casa, lui è un disoccupato. Quindi di fare errori proprio non ha nessunissimo interesse, anzi, lui deve far bella figura. Esatto. È arrivato lì in Serie A, ma vorrebbe... Tutti vorrebbero dire. Su questo siamo d'accordo. Internazionali. Ezio, tra l'altro, voi ci avete sempre detto che l'alibi dei perdenti è l'arbitro, che alla fine non ci si deve attaccare in una corsa a tappe agli episodi. Noi eravamo quelli che invece dicevano: guarda che l'episodio ti può indirizzare una partita. Alla adesso fine, invece siete della teoria alla che indirizza. Alla fine vince sempre il più forte, siete voi che per una vita avete visto macchinazioni. Mica per una vita, ci sono stati dei periodi o delle annate singole, mica per sempre, nessuno ha messo in discussione hai vinto 18.000 scudetti consecutivi, mica abbiamo detto che tutti, abbiamo detto che quello Juve-Milan col gol di Muntari dentro così forse non si sa come sarebbe andata, magari avrebbe, però è un episodio scandaloso. Quello del Napoli di Sarri, dove l'Inter tutta la partita è in 10, poi deve rimanere in 10 pure la Juventus, e là non si è capito bene perché non tira fuori il secondo giallo. Poi magari il Napoli perde a Firenze il giorno dopo e lo vince uguale. Però diciamo dei 9 scudetti abbiamo parlato 2 volte su 9, mica sempre. Certo, le altre 7 abbiamo detto che sono tutti scudetti strameritati. Meritati, certo. L'Inter stasera ha meritato questa vittoria. Sì, dell'ultimo, all'ultimo ha sofferto un attimino. Ma è giusto anche soffrire. Però nel calcio si soffre anche, ragazzi. Però anche perché se andiamo a vedere i tiri in porta. C'è il rigore, cioè io mi ricordo il rigore, non mi ricordo se Sommer ha fatto una parata al primo tempo. Però su Buonaventura, la parata al primo tempo e un paio di colpi di testa alti su calcio d'angolo di Beltrán. Che è una bella parata, chiedo al portiere, è una bella parata per reattività,
ma il tiro era centrale, eh? Allora, secondo me come reattività sì, assolutamente non allora, se avesse fatto una scena tipo Pagliuca all'epoca, sì, che tirava o Sereni, questi Castellini, una parte, Giaguaro, veniva fuori una parata da 8, sì, è un'ottima parata, il tiro è da lì, cioè, si può fare di meglio, sì, bene, cioè, certo, ecco. Però ti dico, l'Inter ha meritato, cioè comunque ha creato 6 o 7 occasioni da gol, ha sofferto e si può soffrire, perché è giusto soffrire anche. Anzi, bisogna soprattutto anche quando le partite così, no? Bisogna anche di, ma assolutamente. Ma le partite sporche le sta portando a casa l'Inter, ma ripeto, al di là degli episodi arbitrali, lo dimostra anche negli episodi tecnici, cioè comunque nel momento in cui hai due rigori fondamentali, uno al 95esimo e l'altro a 10 minuti alla fine, li sbaglia l'avversario, tu porti a casa punti. Punti importanti che poi questo oggi si chiama fattore C. Ma che fattore, okay, C? 50 gol fatti e 10 subiti, fattore ma C. Se, ma è la differenza reti più clamorosa degli Michele, ultimi 80 anni. Ma se questo, ma come sei. Rosichi, dai. Rigore. Il Verona era il 97esimo, 98esimo. E allora faceva due in un campionato devo vincere sempre 5-0, se non è meritata. Ah no, aspetta, perché loro hanno detto che il 4-0 con l'Udinese, avevate il primo gol è rigore dubbio che ha spianato la strada, e quindi 4-0 con l'Udinese. Aspetta, qui lui c'è non l'asterisco. Sta parlando di arbitro, lui cosa finisci il tuo ragionamento, voglio capire. Dico che Marco ricordava che l'Inter ha avuto due rigori che potevano essere uno sicuramente decisivo perché la partita era praticamente finita contro il Verona, col Verona, e l'ha sbagliato. Certo. Oggi questo poteva portare al pareggio. Noi che poi i rigori contro ce li fischiano, non come qualcuno che ha zero ma rigori contro. Ho parlato di fattore C, sì, perché su due rigori sul discorso no, Juve Napoli, rigore su Paraschelia, Genoa Juve, rigore di Cambiaso netto, allora, parla di meriti tecnici, non di no, perché voi allora la storia arbitrale io stasera non l'ho proprio mai aperta, ma adesso neanche lui adesso gli hai risposto, però se fino per 3 ore di partita quando mi tira fuori la fortuna io mi tiro fuori gli episodi, meno male che il conduttore mi ha capito. No, tu hai mai visto una squadra vincere il campionato? E stavolta inizio io sugli arbitri. Facciamo, perché solo voi potete parlare di arbitri. Puoi parlarne quanto ne vuoi, ci mancherebbe. Facciamo gli up and down. Se apro l'enciclopedia, qua finiamo più. Allora ho ragione io. Hai un'enciclopedia. Parli di anni e anni. E adesso. Due enciclopedia. Devo andare nel 1961. Sai chi era il presidente della federazione nel 61? Il tuo lo stesso. Con l'unità di interesse. Mi ha fatto ripetere la partita. Quegli anni che sai che faceva? Che c'era il telefono, già esisteva, chiamava se stesso, le che facciamo? La facciamo ripetere, Juventus? La facciamo ripetere? Sì, la facciamo ripetere. Va bene, allora si ripete. Basta andare nel 2006 con Guido Rossi. Non toccare gli anni 60 che c'erano le pastigliette. Gli anni 60 dove l'Inter è stata in testa 5 anni consecutivi, ha vinto 2 Coppe Campioni, non li tocchiamo. Michele, mi dai i migliori e i peggiori? Sì, dai, parliamo di calcio, dai, perché l'Inter comunque, ripeto, 50 è superiore, gol, è 13esimo clean sheet, vice campione. Allora Lautaro d'Europa sicuramente rimane, sì, nei top, ha fatto una partita generosissima, ha segnato poi il gol che si è rivelato decisivo, sono indeciso se dargli 8 o lasciare il 7,5. E un 8 glielo darei. Perché ha fatto una partita totale, sì, sì, e quindi sì, diamogli 8, dai, diamogli 8 perché ha fatto una grande partita, così anche per differenziare i vari moti. Poi devo mettere Sommer, perché sì, nel primo tempo era indeciso per quell'uscita dal basso sbagliata, ma era fuori gioco. Ti para un rigore. Para nel primo tempo, poi anche il rigore, perché magari il rigore, capito, c'è il portiere che battezza l'angolo, basta, e invece lui aspetta, certo, e quindi Sommer diamogli 7, sì, 7, e poi l'altro 7 dovrei premiare tra Frattesi tanti. E Frattesi mi è piaciuto, sì, tanto, nel secondo tempo ha tenuto palla, però io metterei quasi difesa 7, perché dietro De Vrij ha giocato bene. Sì. Bissek è entrato bene, Bastoni aveva fatto bene, sì, Pavard aveva chiuso, cioè nel complesso oggi è stata una partita che l'Inter l'ha vinta con il muro però difensivo, certo, quindi difesa 7. Sui down sono proprio facile, perché non può entrare così Arnautovic, ma meno male. Poi meno male che Lautaro lo consola, lo abbraccia, lo incoraggia, però ti devi svegliare. Non è un giocatore da Inter. Ma non lo so, non è un giocatore da Inter, punto. Allora, perché continua ad entrare, a posto di entrare in palla, entra moscio, perché ha dovuto dare due palle bruttissime
perché possiamo chiudere la partita, sì, sì. E lui è sempre molle e non va bene, non puoi entrare in quelle condizioni. Con il Verona gli avevo dato due perché si era mangiato due gol sulla linea, ho capito, oggi gli do cinque perché è entrato dopo, però mi piace oggi non classificabile, oggi gli do cinque. No, è entrato male una partita delicata come questa dove abbiamo sofferto, perché abbiamo anche sofferto, la partita la devi chiudere, e ha avuto due palle lui in contropiede per giocare la palla al suo, a Lautaro, e non l'ha fatto, è entrato molle. Gli do 5, poi gli altri è difficile trovare, perché per esempio Carlos Augusto, che avevamo detto 5 e mezzo il primo tempo, nel secondo di testa a fare il difensore, sì. E non posso mettere insufficienza oggi a Carlos Augusto. No, ma io insufficienza. Forse posso mettere 6 meno a Darmian, perché rispetto al solito Darmian, diciamo che oggi forse inizia a pagare anche un po' tutte le partite consecutive, però anche 5 e mezzo secondo me no, perché alla fine tatticamente ha fatto il suo. No. Quindi do 6 meno a Darmian. E l'unico, il terzo non lo metto. Non è obbligatorio metterlo, se non ce l'hai non. Che voto hai dato, scusa, Turam? Turam non l'ho dato. Curiosità. Ma sufficienza. Sufficiente, sì. Anche lui. Perché nel primo tempo ha fatto diversi strappi, poi c'è stata quell'azione in cui è caduto da solo, poi nel secondo tempo è calato. Però qualcosina comunque aveva creato anche nel primo tempo, quindi non è insufficiente. Ragazzi, il cambio su Arnautovic, Turam non è stato molto produttivo. No, bravo. Non è stato produttivo. Però ripeti, io una volta l'avremmo ho chiesto a Inzaghi, perché hai sostituito Turam, che mi stava piacendo molto. E lui parlò proprio del fatto che nel primo tempo l'aveva visto fare tanti scatti. Quindi è proprio una cosa di prevenzione. Lui dice, in una stagione, se io devo valutare ogni volta Turam lo tolgo o no, forse se parli di campo dici sempre no, perché è uno che ti dà l'impressione di poter andare, però se io poi non lo tolgo mai, alla lunga avrà il calo, invece lo vuole anche un po' gestire. In più Arnautovic, con il fisico che ha, secondo me per questo sceglie molto di più Arnautovic di Sanchez, ha bisogno di continuità, perché sennò secondo me non è mai all'80%, al 70%, lo vedo molle, anche moscio. Secondo me è stato anche inserito perché... per tenere qualche pallone. Esatto, tenere qualche pallone, far salire la squadra e scaricare per i compagni sugli esterni. Questo deve fare Arnautovic, e invece non ha fatto nulla. Comunque nulla, Thomas, nulla. Se ricordiamo, allora ci sono tante analogie con due anni fa. Allora, due anni fa l'Inter giocava col Milan lo scontro diretto con una partita in meno il 5 febbraio. Adesso lo gioca il 4 febbraio. Quella volta era in casa, questa volta è in casa. Quella volta ebbe il calo subito dopo il Liverpool, adesso l'Atletico Madrid è lontano. Qual è la cosa diversa? Che lì arrivò a più 4... e perse e scese a più uno. Qua arriva a più uno. Aveva una partita in meno. Aveva una partita in meno. Qui arriva a più uno. Quindi diciamo, se l'Inter vuole chiudere questo cerchio, deve battere la Juve domenica. Deve battere la Juve e riscrivere un po' la storia. Però ovviamente la Juventus, ragazzi, non è facile. Dopo essere stata adesso scavalcata, secondo me... Ecco, se l'Inter non avesse vinto stasera, per me la Juventus giocava tranquillamente anche per 2 risultati su 3, certo. Aspettando tempi migliori. Deve spingere per un attimino. Poi ovviamente hai l'occasione, segni, contropiede, sì. Così, non lo so, Ezio, se la Juve può impostare una partita prettamente difesa. Ma sarà una partita equilibrata. Perché no? Michele, bisogna vedere innanzitutto. Ne parliamo dopo la pubblicità, così lo sviluppiamo questo tema. Entriamo già un po' in Inter Juve, anche perché in attesa di avere poi le conferenze da Firenze, arriverà Inzaghi, arriverà Italiano. E questa, Federico, può essere un momento veramente spartiacque della stagione. Certo. No, io voglio proprio aprire anche il capitolo Juve, perché insomma, se c'è un Inter che stasera si gode una vittoria sofferta, delicata, c'è una Juve che ieri ha sprecato un'occasione importante. Volevo però tornare anche a quello che è successo ieri, il passo falso della Juve, cominciando così anche un po', Ezio, a parlare di quello che sarà lo scontro diretto di domenica prossima. Michele, prima della pubblicità, ti aveva chiesto, alla luce di questi risultati, la Juve domenica può venire a Milano per fare la partita di difesa che probabilmente vorrebbe fare, avrebbe voluto fare Allegri, oppure deve vincere? Deve vincere con ancora 15 giornate che restano, deve, non è corretto. È chiaro che se andasse male a noi, se il campionato, adesso non è una battuta, non è niente, però se il campionato non possiamo dire che sia finito, ma quasi. Anche se ho appena detto che dopo ci sono ancora 15 giornate di campionato. Ma per rispondere alla tua domanda, innanzitutto io voglio vedere quella che è la formazione della Juventus, perché se la Juventus recupera Chiesa in attacco, Rabiot a centrocampo, che e ovviamente secondo me è molto probabile che sia, e ovviamente Danilo in difesa, che ieri non è stato fatto giocare per non rischiarlo visto che era diffidato, e ci sta. Però io dico, la Juve se la può giocare.
fermo restando che con il rientro di Barella e Çalhanoğlu l'Inter qualcosina in più ce l'ha. Quindi viene a fare una partita d'attacco la Juve, secondo te, a Milano? Non ce l'ha mai fatto. Conoscendo Allegri non penso, però chiaramente da tifoso me la auguro, perché il tifoso cosa vorrebbe sempre? Vedere tanti gol e vedere la propria squadra con 3-4 attaccanti. Quindi non firmeresti per il pareggio? No. Ezio, le partite, cioè, la Juve quante partite ha vinto quest'anno, stagione? Prende la sprovvista comunque un buon numero, 16 ok, come le ha vinto giocando l'attacco? 16 partite, 16 ha sicuramente alzato il baricentro nelle ultime giornate perché ha creato una fiducia, ok, sì, che le permette di attaccare con più uomini. 16 ma non sarebbe, in qualsiasi caso non sarebbe venuta a Milano a difendersi o ad attaccare. Se le vinci con equilibrio. Cioè, non aspettiamoci una partita molto diversa, forse nei toni agonistici. A quella dell'andata. Un po' di più rispetto a quella dell'andata. Sì. Ok. Dove il tatticismo e l'equilibrio la farà da padrona. Cioè, paura dell'avversario. E anche la paura dell'avversario rispetto. Quando vai a fare una partita di attacco, curi comunque la fase difensiva, curi la pressione, curi tutte queste genere di cose. Per esempio, il Napoli, come aveva preparato con l'Inter, ma anche la Juve tante volte quest'anno, perché non la fa la partita difensiva? Perché sa che poi può segnare lo stesso. È bravissimo. È questo io sto dicendo. Ho letto oggi due o tre giorni fa sulla Gazzetta una bellissima metafora, la faccio mia perché mi è piaciuta molto, cioè la Juventus ti attrae per pungerti, mentre l'Inter ti prende e ti soffoca. Cioè sono due calci, due modi di fare calcio diversi. Oggi l'Inter ha soffocato. No, oggi l'Inter no. L'Inter spesso sta bassa. Oggi ha sofferto. Però oggi l'Inter si alterna. Se ha fatto 14 gol in più della Juve. Sono d'accordo. L'Inter alterna, non prende soffoca. L'Inter alterna. Cioè però l'Inter sa anche aggredirti. Quello sa anche aggredirti. Ha fatto 14 gol in più perché la maggior parte delle volte l'Inter non ha fatto la partita di oggi. Ma anche una fase di accompagnamento dell'azione diversa rispetto a quella della Juve. Ok, tu guarda, oggi Fiorentina e Juve e Fiorentina sono state molto simili. Il discorso cos'è? Che quando l'Inter ripartiva aveva una capacità di gamba, di qualità maggiore rispetto a quella della Juve. Queste sono, diciamo, i due parametri. Poi dico, la Juventus secondo me è giusto che faccia quella partita, perché l'Inter, se ti metti con le linee compatte dietro, può andare in difficoltà. Se invece all'Inter gli dai lo spazio, fai il suo gioco. Ma se tu vai a guardare, sono due squadre che possono vincere, pareggiare, perdere, è assolutamente apertissima. Assolutamente apertissima, secondo me l'Inter comunque è leggermente favorita, è più forte della però Juve. Però voglio vedere, perché poi allora è capace di giocare in più modi, perché ha più individualità e ha una consapevolezza di squadra ancora oggi superiore a quella della Juve, che comunque è in crescita. Poi ti parlo della partita di ieri, perché tu mi hai chiesto della adesso partita, ne parliamo ovviamente. Della partita di ieri, io ti dico che nel momento in cui ho visto la formazione, e visto che ieri ho fatto un intervento al pomeriggio a Radio Bianconera, la radio di Antonio Paolino, dove lui è il direttore, io ho detto questa formazione non mi piace, perché io Alexandro, che non giocava titolare da due mesi, non l'avrei fatto partire dal primo minuto. Lì c'era il discorso di Danilo diffidato, sì, lui aveva paura probabilmente di... Però visto che mi sono rimangiato quello che pensavo di Rugani, che ho sempre detto che era timidino, che non mi piaceva, che tu ogni volta che gli arrivava il pallone dei paraggi io tremavo, quest'anno Rugani ha fatto delle gran belle prestazioni. Io, anche se giocavamo tra virgolette solo contro l'Empoli, io Alexandro non l'avrei fatto giocare. Poi assolutamente, ma l'ho detto prima, non adesso alla luce di quella sciocca e sono elegante espulsione che si è andato a cercare Milik, io in questo momento lo faccio giocare sempre. Sai che poi ho un passaggio di Allegri che lo pacchetta è saltato fuori. Che forse però, scusami, nell'allenamento giusto per restare anche al nostro titolo, no? A me fa un po' specie la dichiarazione di Allegri di ieri sera, che adesso vi faccio ascoltare, in cui lui dice vabbè, ma mica possiamo vincerle tutte dopo un pareggio in ma casa sempre con lo dice. Sentiamo Allegri, dai, poi mi dite la vostra ovviamente. Diciamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo preso un buon punto, perché comunque queste partite rischi di perderle, hai allungato la striscia positiva. Poi ci sono le serate, basta vedere sull'1-0 l'espulsione, poi abbiamo avuto due situazioni favorevoli con Miretti verso la fine del primo tempo,
Poi dopo l'1-0 c'è stata una bellissima palla di Vlahovic a Cambiaso che è scivolato e dopo abbiamo preso un gol che la palla è passata in mezzo alle gambe di Locatelli e credo alle gambe di Bremer. Quindi il calcio è bello e è brutto. Stasera per noi è stato un po' più brutto, però questo non deve interrompere il nostro percorso. E poi non possiamo vincere tutte le partite del campionato, quindi da questi risultati, da questo risultato bisogna serenamente martedì prendere a lavorare e prepararci per questa meravigliosa sfida di domenica sera tra Juventus e Inter. Non possiamo mica vincerle tutte le partite, però questa è la da vincere. E fino lì ha ragione, perché lo sai sì. Che non le vinci tutte. Però questa, come hai detto tu, era da vincere. E però lui questi punto discorsi li ha sempre fatti. Io adesso, mentre ascoltavo queste parole, mi sono ritornate alla mente le parole di Allegri dopo la sconfitta a Monza lo scorso anno. Però la squadra mi ha soddisfatto. Cioè, noi tutti quanti, juventini, in quel momento gli avremmo chiesto, no, ma mister, che cosa stai dicendo? Però posso dire una cosa da allenatore, ti dico. Sì. Allora, una linea comunicativa di Allegri è stata sempre quella del quarto posto, quindi non è che adesso va a caricare di responsabilità la squadra. Non ci crede nessuno. Ma neanche lui. Neanche lui. Dopo però calcio... gli è stato chiesto quello all'inizio. Allora, se io vado a vedere la prestazione della Juve, il calcio è fatto di episodi, ragazzi. Allora, tu giochi in 10 praticamente per più di un'ora di partita. Prendi un gol da 30 metri perché non esce Locatelli, mi fosse che sì, sembra che fosse, no? Non va in pressione, poi è stato un errore. È passato in mezzo a due. No, ha fatto Locatelli, un gran gol, bravo, bravo, cioè, però, un bel gol. Però devi uscire l'impressione, non puoi concedere quel tiro e perdi e pareggi la partita. Quindi ti dico, è come se Pioli stesso, adesso non voglio cambiare argomento, criticasse a 360 gradi il risultato del Milan. La prestazione del Milan poi l'ha fatta. Tu dici che l'allenatore deve dire così. Deve dire così perché comunque c'è, all'interno di un risultato c'è anche la prestazione. Conoscendo, cioè, quando eravamo, Marco, quando eravamo... La prestazione è stata quella della Juve no, ma quello che era 10, ma visto che ragazzi, tanto le prestazioni sono queste. Ma in 10 si può giocare anche... Bravo, cioè, no, però una cosa... Non dico no, che è facile, però... Ti dico solo questo, poi ascolto la tua osservazione. Dopo. È arrivato Simone Inzaghi. Buonasera, mister. Ciao, buonasera. Senta, volevo chiederle... Sento in giro, insomma, adesso non si dice altro che forse la vittoria più importante della stagione. L'Inter stasera ha vinto una partita determinante per quello che può essere il percorso verso quello che tutti sperano. Volevo chiederle cosa ne pensa lei. Partita molto molto importante su un campo molto difficile dove la squadra ha fatto un ottimo primo tempo. È lì che dovevamo, secondo me, nonostante l'ottimo primo tempo, dovevamo chiudere, dovevamo fare un altro gol, perché una squadra come la Fiorentina, che tipo sempre in pensieri l'abbiamo tenuta in partita, non siamo riusciti a raddoppiare, secondo tempo abbiamo avuto due o tre ripartenze importanti, abbiamo sbagliato di qualità l'ultimo passaggio e poi insomma può succedere di tutto, quindi vittoria importantissima, ma il nostro percorso è lunghissimo, insomma sono passate 21 partite, i ragazzi devono continuare così perché hanno fatto un percorso, hanno vinto 17 partite su 21, quindi dobbiamo continuare sapendo che saranno difficili una dopo l'altra, saranno difficili come lo è stato questa partita con la Fiorentina. Repubblica. Buonasera mister, ciao. Complimenti. Grazie. Avete giocato una partita importantissima con tanti giocatori diversi rispetto diciamo alla formazione base per intendersi. Volevo chiederle che risposta ha avuto da Slani, da Frattesi, da Carlos Augusto. Bravo, molto bene e non ho cambiato nessun centrocampista perché classe meriterebbe per come si allena e per come sta nel gruppo di giocare molto di più, però Frattesi, Slani e Mkhitaryan stasera sono stati bravissimi perché hanno interpretato tutte e due le fasi molto molto bene, quindi non ho voluto cambiare lì, ho fatto altre scelte, però sono stati molto bravi, ma tutti quanti, quelli che sono entrati, quelli a difendere, gli attaccanti, quindi continuare così sapendo che siamo un po' più di metà del nostro percorso che è ancora lunghissimo, difficilissimo e pieno di insidie come lo è stato anche stasera. Tutto sport. Ciao.
ciao Simone. Ciao. E una curiosità, Di Marco oggi non l'hai fatto entrare, ma perché magari ha avuto un problemino, è un po' carico, non sappiamo. No, ho fatto delle valutazioni. Inizialmente è partito Carlos Augusto, poi avrei voluto inserirlo, ma la Fiorentina metteva centimetri in continuazione, insomma, dopo Nico Gonzalez erano entrati Mandragora e compagnia, quindi non volevo abbassarmi perché sapevo che gli ultimi minuti sarebbero stati intensi, e quindi Carlos ha fatto una grande gara, Di Marco aveva fatto due finali, tra cui la prima 90 minuti benissimo, e quindi devo fare delle valutazioni quotidiane e ho optato, insomma, per questa scelta. Sky? Buonasera. Ciao. Volevo chiederle se oggi, almeno oggi, è forse un po' più l'Inter Sinner, e scherzi a parte, come arrivate allo scontro diretto con la Juve? Cioè il fatto di arrivarci con un vantaggio e una partita da recuperare è una cosa per voi che vi dà un'ulteriore carica? Cioè mette un po' più di pressione alla Juve? Grazie. Ma io, vedendo come stiamo giocando e come stiamo approcciando le gare, al di là se eravamo primi, secondi, classifiche con asterisco, classifiche fittizie, insomma, i ragazzi devono continuare in questo modo. Poi dirti essere a meno uno, più due in questo momento conta relativamente, l'importante è che la squadra continui a giocare così insieme, perché tutti i ragazzi si sono aiutati, chi ha giocato prima, chi è subentrato, e dobbiamo continuare in questo modo. Aria, l'ultima. Ciao Simone. Ciao. Senti, abbiamo visto, prendiamo le ultime tre partite, Inter-Lazio, Inter-Napoli, Ariad, questa, a mio avviso, tre versioni diverse, a prescindere dagli interpreti, dominio assoluto con la Lazio, gestione col Napoli, e oggi quando c'era bisogno anche palla spazzata via per difendere il risultato. È una cosa su cui state lavorando, avere più facce, o sono le circostanze della partita che hanno portato a avere queste tre versioni? No, beh, sicuramente sono state partite differenti, perché con la Lazio avevamo avuto una preparazione più lunga, più tranquilla. Poi per quanto riguarda il Napoli, giocare dopo due giorni e mezzo, praticamente abbiamo giocato una finale con due finali, quindi è stata una cosa nuova, un dispendio di energie enormi, viaggio lungo, quindi stasera questa partita sapevamo che potevamo rischiare nell'andare avanti. Infatti il primo tempo eravamo 1-0, ma alla fine, nonostante la squadra ha giocato bene con i principi che voglio, non ero soddisfatto per l'1-0, perché la Fiorentina era tornata prima di noi, aveva avuto più tempo per prepararla. E poi la Fiorentina, secondo me, è un'ottima squadra, molto allenata, molto bene da Vincenzo, quindi è una squadra che fa sempre soffrire, quindi vittoria importante ma assolutamente non decisiva.